kiss for you. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. No, it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo Speed Build, questa volta interamente a tema natalizio. Siamo nel cuore di Windenburg, nel centro storico del paese, ed io ho preso un piccolo lotto, il 30x20, quello un po' in disparte, vedete, intorno al fiume ghiacciato, sul retro, tutte quelle casette, per posizionare il Rockefeller Park. Ovviamente mi sono ispirata a Rockefeller Center di New York, dove c'è in pratica la piazza con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il grandissimo albero di Natale. Il bello è che io mi ricordavo, vedendo dei film, non lo so perché ragazzi, che l'albero di Natale fosse al centro della pista di pattinaggio, e quindi mentre io pensavo a come fare questo lotto, avevo quell'immagine. Però prima di costruirlo ovviamente sono andata su Google, ho scritto New York Rockefeller Center, e no, l'albero si trova praticamente al lato della pista, e in effetti sarebbe stato anche un po' impossibile metterlo al centro, perché queste piste, come vedete, hanno al centro quella fila di lucine, quindi comunque era un po' impossibile, ma poi meglio così, mettendolo a un lato non è stato affatto ingombrante e risultava molto più ordinato e bello. Non so se avete riconosciuto le mie cavie, tra virgolette, i sim che ho usato per vedere che questo lotto funzionasse. Insomma, sono Eric e Clara Jones. Sì, stanno per tornare, ragazzi, ci sto giocando piano piano, sto mettendo a posto le ultime cose, e come vedete con loro ho scelto di iniziare dall'inverno. Questo perché nelle altre partite ancora non sono riuscita a giocare con la neve e io non vedevo l'ora, visto che loro per vari motivi non possono andare a Selva Dorata, sono, come dire, in ferie da lavoro. In questo caso ho aggiunto un'ulteriore scusa, quindi visto che è inverno e c'è la neve, ma dove vanno? Quindi sono comunque in ferie natalizie dal loro lavoro. E niente, sto ultimando delle ultime cosette e così li vedremo tornare in una piccola serie, in modo che li seguiamo con loro nella vita quotidiana, vita di genitore, vita normale, perché comunque la challenge è finita e con loro ho soddisfatto tutti gli obiettivi. Per chi non li ha seguiti, sto parlando della Jungle Adventure Challenge, anzi, se ve la siete persa, i nuovi iscritti, andatela a recuperare, perché sono veramente pochi video, una playlist molto piccola, perché appunto a breve sta ritornando questa carissima famigliola. Sicuro ragazzi arriverà un altro tema natalizio sempre qui a Windenburg, perché per me è proprio lo scenario perfetto per ideare questo. In effetti i Jones per esempio vivono ad Oasis Springs, lì la neve ancora non si è posata. Ho detto: vuoi vedere che se vado a Windenburg la trovo subito, perché era il primo giorno d'inverno, e infatti guardate qui che bellezza, che meraviglia ragazzi, io sono praticamente innamorata ancora di più adesso di Windenburg, perché è innevata e perfetta. Niente, vi lascio, spero tantissimo che questo speed video vi sia piaciuto, ci vediamo nei prossimi, tanti mi piace e commentini, ciao! Summer ended, but we did not. We started something, this thing that we got grew stronger. Each day, we're together. On the way, oh, we're falling in love. To me, it's perfectly clear. We're falling in love. It's true this part of the year.
Christmas time's got the best of me. Then it starts to snow in our heart. We both know that we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true this part of the year has something in store for us. We're falling in love. We're falling in love. No, it's the time of the year when something's in store for us. 'Cause we're falling in love. That's right.